Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di American Truck Simulator. Siamo qui col nuovo International LT, uscito ieri. Allora ragazzi, io mi scuso con tutti per la live andata che ho fatto ieri praticamente. A parte che era tardi e per me di sera è un po' difficile stare a computer a registrare o fare live, quindi problemi di vista, ecco. E nulla, ho fatto la live, ho stoppato la live, ho ringraziato tutti e dopo volevo portare la live sul canale, ma purtroppo sono andato a vedere e la live non è stata salvata. Non lo so per quale motivo, non c'è nei video fatti e non c'è neanche nella mia dashboard per i video producer. Non c'è, non esiste più la live. Comunque, ci troviamo a dove cacchio eravamo? Ci troviamo a Tucson. Dobbiamo andare a Moab e nulla. Andiamo. Quello è il nostro rimorchio da prendere. Sì, è questo. Vi faccio vedere nel frattempo gli interni. Ovviamente sono personalizzati con tutti gli altri camion. È molto bello sto camion, molto molto bello. Ok. Ci mettiamo in posizione. In position. Ok, così. Mettiamoci un po' di qua. In modo da andarla a prendere per bene. Ovviamente, ragazzi, sono con la tastiera, non più col volante, perché per vari motivi che già sapete, non sto qui a ripeterli. Un'altra cosa bruttissima che mi è capitata, ok, è il fatto che sono usciti due driver della scheda video da Nvidia e fatto sta che, perché io poi a un certo punto faccio 2 più 2, allora dico, allora sì, proprio detta volgarmente nella mia lingua napoletana, una chiavica proprio riferita a Windows 10. Perché? Perché porco 2, proprio porco 2 per non dire altro, è un bestemmiale. Praticamente il signorino, appena ha ricevuto che ci sono i nuovi driver, questo sia per quanto riguarda la scheda video, ma anche quanto riguarda le periferiche. Io lo prendo? Sì, l'ho preso. Vadi, vadi. Non cincischi. Te ti metti così, sai, vedi che il camion sta passando, ti metti un po', ti freni un po' prima. Vaffanculo. Che stavo dicendo? Ah sì, per i driver. Quando i driver sono usciti, un minuto prima ricevi la notifica. E questo stavo dicendo è successo anche con il volante, con i driver del volante. Ha fatto il signorino Windows 10, ha fatto proprio il suicidio, suicidio proprio, si è suicidato. Suicidato proprio una cosa assurda. Con una BSD che serve la schermata che noi tutti possessori di computer non vorremmo mai vedere, purtroppo capitano. La schermata, errore memory manager, il solito, senza dare riferimento a qualsiasi file, perché se c'è un file, diciamo che in un certo modo te lo fa capire, cioè c'è scritto questo file causato da questo file, no, proprio memory manager e basta. E si è riavviato. E appena si è riavviato,
e appassa la notifica dell'aggiornamento dei driver. Questo l'ha fatto sia con, dicevo, la scheda video, sia per quanto riguarda il volante, solo che lì la Thrustmaster non rilascia nessun, almeno io non ho mai ricevuto le notifiche per quanto riguarda gli aggiornamenti, se ci sono driver aggiornati o no. Non l'ho capito, forse li devo attivare io in qualche modo, non lo so. Comunque, fatto sta che purtroppo sono un pirla, ragazzi. Sapete perché sono un pirla? Perché adesso viaggeremo di notte, non viaggeremo di giorno. Porco due. Vabbè, noi arriveremo sempre. Dovremmo arrivare la mattina dopo. Sì, dovremmo arrivare la mattina dopo, quindi va bene così, dai. Ok, mi fate passare, grazie. E stavo dicendo, e ovviamente ho aggiornato il tutto. Mentre per quanto riguarda i driver del volante, è successo sempre la stessa cosa. Fortunatamente che i driver per quanto riguarda del volante capitano, cioè si aggiornano dopo tot mesi. E ovviamente i driver della scheda video ci sono ogni mese e può capitare che durante il mese ce ne sono più di uno, massimo due a mese, perché ci sono i driver, quello là, games ready, quello appunto che servono appunto alla scheda grafica di farci giocare e non avere problemi, e poi quelli là, se ci sono falle, quelli là per la può capitare che ci sono i driver per la sicurezza e diciamo coprire le patch, ecco, le patch per eventuali falle, eccetera. E nulla, questo può capitare durante il mese in cui è uscito l'aggiornamento, diciamo primario, Games Already. Il problema è che, cioè, non è possibile sta storia che tu appena tu Windows 10 appena trovi un driver obsoleto, nemmeno di un minuto, nemmeno 24 ore sono passate, tu te ne esci in questo modo. Cioè, non è possibile. Non esiste sta storia, significa che c'è proprio dei problemi tu dentro. E questo purtroppo proprio programmato proprio per bene, Microsoft, grande così, complimenti. Io spero che questo Windows 11 che uscirà a novembre, si dice che uscirà a novembre, che io non installerò subito, attenzione, io lo installerò a parte che non ho un computer che è compatibile Windows 11, quindi già parto male io, perché già parto male io, stavo dicendo. Poi non lo installo, anche se avessi avuto un computer in grado di, cioè in grado di supportare ed è compatibile con Windows 11, non lo installavo lo stesso subito. Perché questo? Perché diciamo la verità che i primi problemi arrivano, i seri problemi si hanno già appena l'uscita. Quindi io faccio passare un annetto, almeno si stabilizza. A parte il fatto che Windows 10 dovrebbe essere arrivato ormai, che fino al 2025 sarà supportato, questo è detto da Microsoft, ma come sappiamo Windows 7 è arrivato
avuto molto più tempo prima di essere chiuso definitivamente. E nulla. Io spero che Windows 10 verrà chiuso subito. Lo spero tanto, perché è impossibile che un sistema operativo del genere faccia una cosa del genere. È impossibile. E no, ragazzi, questo è quanto. Scusate il taglio, ma purtroppo è successo veramente. È crashato il gioco perché è arrivata la notifica da parte di Microsoft, quindi la ringrazio nuovamente, di Microsoft Defender. Sapete i risultati delle notifiche, dei risultati come si chiama, del controllo che fa ogni tanto. E niente, per quella notifica mi ha fatto crashare il gioco. E ovviamente la registrazione. Grazie nuovamente, Microsoft. Comunque non è che sono io solo a lamentarsi con Cocciuto, eh. Io seguo Jeff Famignano. Jeff Famignano è uno youtuber e streamer che conoscete tutti, penso. Americano. A lui, ultimamente, con Windows 10, ne sono capitati tutti i colori. L'ultima che gli è successo, adesso nell'ultimo suo video, gli è arrivata forse una notifica da parte di Microsoft che gli ha fatto saltare completamente la registrazione. Infatti si sente il beep di Microsoft della notifica e il video che salta. Proprio stava quasi quasi per crashare. Ed è un problema. È un problema. Un'altra cosa che gli è successo durante una live, l'ultima penso live, che ha fatto in convoglio con i suoi amici, gli è saltata completamente la sessione. Perché? Perché gli è apparsa una notifica su schermo, si vede proprio durante la live, da parte di Microsoft. Un aggiornamento o qualcosa del genere. Cioè, ma uno può fare una cosa, una vita del genere, perché tu Microsoft non sai più. Non impari dai tuoi errori. Cioè, non sai fare più sistemi operativi. L'ultimo che hai fatto, e io spero che Windows 11 sia all'altezza, è Windows 7. Mi dispiace dirlo, ma è così. È così. Windows 10 avrà anche i suoi pregi, per carità. La sua, come si chiama, velocità. Anche io ho l'hard disk, quello, anche se è nuovo. Comprato da pochi mesi, un hard disk meccanico Western Digital 2 TB, e i programmi, ragazzi, rispetto a Windows 7 si aprono così, nello schiocco di dita. È leggerissimo, per carità, ma ha 3000 difetti, mannaccia la morte. Che cacchio, è quello dei driver che appena non trova più i driver e clasha prima di aggiornarli. E un'altra cosa che Microsoft deve capire, che non può assolutamente mettere programmi suoi come browser Windows, no, come si chiama, Edge, l'ex Windows, di Microsoft, Internet Explorer. Disinstallabile, perché non è possibile, e ci hai perso anche una causa, ti ricordo, Microsoft, su questo. Io che compro il tuo sistema operativo devo essere libero di scegliere quale browser utilizzare, eh? E se voglio disinstallare quel cappello di tuo browser, devo essere libero di disinstallarlo. Invece Edge non è possibile disinstallarlo, a meno che non fai 3000 magheggi e su, anche per quanto riguarda i file di sistema, che io non voglio assolutamente toccare, dal registro di sistema non voglio assolutamente toccare, perché altrimenti si fanno solamente danni se non si sa mettere le mani. E
nel posto giusto. E non è possibile sta cosa. E nulla, nulla, sono veramente, veramente, veramente incazzato. Ma veramente. E io gli ho scritto nei commenti a Jeff Avignano che di questo problema. Non mi ha risposto, ma mi ha messo il cuoricino, se insegna che ha capito che non è possibile sta storia, non è possibile assolutamente sta storia. Cioè, ha apprezzato il mio commento. Perché è vero, cioè, gli succede a lui. Ed è un casino, veramente. Va, lasciamo perdere questi ragazzi, altrimenti veramente tiro giù il calendario, che non mi sembra il caso. Ma noi che siamo? A 300 miglia? Ok. E nulla, dai. Figuratevi, l'ho detto, il volante l'ho deposto. Sta nella sua scatola l'immobile. Perché veramente è una cosa impossibile, veramente. Ah, ci sono le 22:56. E quanto dovremmo, quando dovremmo arrivare, secondo, alle 23:06. Ah, no, 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 aspetta. Lunedì 18:58. Sembra strano. Non mi è chiara questa cosa, comunque. Ok, non mi è chiara questa cosa, come dire. Consegna prevista lunedì 18:56, 58. Scusate, ma io sto a 300 miglia. Sono già le 23:09. No, prima, molto prima. Molto prima. Vabbè. Va bene, non ci facciamo caso. Quando arriviamo, arriviamo, ragazzi. Quando pure arriveremo di notte. Nel senso alle 3. 300 miglia. È vero che non so poche, ma non so nemmeno chissà quanto, eh. Il collega qua sta andando a caricare, sicuramente. Aia, era meglio che mi mettevo a destra. Sì, mi devo mettere a destra, ragazzi. Con lei mi faccia passare. Per piacere. Rallenta? È rallenta. Beh, vedi che c'ho la freccia. E che cacchio di collega sei? Se non ci si aiuta tra di noi, porca due. Oh. Pure a destra devi girare, che cazzo? Io stavo più avanti di te, fammi passare.
E che cos'è? E che... Devo capire su Car Meccanica Simulator 2021, perché non ci ho capito un cacchio, come creare la livrea. Paint job, chiamatelo come volete. Paint job però se stanno nel gioco, perché non credo che sia possibile fare skin e cose varie. Non credo nemmeno che si possano importare immagini per mettere delle calcomanie. Non credo proprio assolutamente. Devo capire meglio. Devo capire meglio. Devo vedere se su forum SCS, nella sezione altri giochi, se c'è questa discussione. Altrimenti la apro io. Tanto si può fare. Altri giochi, si parla di altri giochi. Pam pam pam. Pam pam pam. Posa. L'acqua, l'acqua è lontana. Vengi qua, bottiglia, vengi qua. Vengi qua. Quando ero ragazzino faceva il sabato, soprattutto durante il periodo festivo natalizio, con Cristina D'Avena, mi ricordo. Faceva sabato al circo. Sabato al circo. Era bellissimo. Chi se lo ricorda sabato al circo, dai? Scrivetelo nei commenti.
Parliamo un po' di altro. Di altre cose della nostra infanzia. Sabato circo. Mi ricordo anche le sigle di Bim Bum Bam. L'apertura e chiusura. Che peccato, è finito Bim Bum Bam. Come il mitico Paolo Bonolis. Ah, erano carine le cose. Perché facevano il cartone animato, lo studio, poi la presentazione del cartone animato, facevano il cartone animato, poi facevano delle scenette e facevano Bat Roberto, Batman, però con i personaggi di Bim Bum Bam, presentazioni. C'era Roberto che faceva Batman, Bat Roberto. Bat Roberto. Mamma mia, che ricordo. E non solo quello, facevano altre scenette, che così, di intermezzo. Magari ragazzi, qualche volta ci facciamo una live, così per chiacchierare un po', dove ci andiamo a vedere un po' di spot pubblicitari del passato. Quando noi eravamo piccoli, soprattutto in Micro Machine, Transformer, cioè c'era un sacco di giocattoli bellissimi. Su Netflix non c'ho Netflix, ma l'ho saputo tramite Google, un programma, uno show, i giocattoli della nostra infanzia, una cosa del genere, e ti fa vedere la storia, diciamo così, di quei giocattoli. Se non vado errato, ogni puntata è un giocattolo, una cosa del genere. Dovrebbe essere bello. Io a Netflix me lo dica com'è, non l'ho mai visto, quindi non posso dire. Ehi, che è successo? Ah, bisogna rallentare. No, perché ti sei rallentato? Ah, no, perché c'era forse una macchina che doveva andare. Un'auto che. Vabbè, un veicolo, ecco, la macchina. Ragazzi, oggi se riesco ci facciamo una bella live su Car Meccanics 1. Ah, io su Car Meccanics 1 avevo 12 rimesse. E siccome volevo registrare un video, in realtà l'avevo già registrato, solo che l'ho buttato perché erano sempre le stesse cose. Niente di particolare, ecco, andavi a scoprire delle rimesse dove c'erano delle auto vecchie da mettere a posto, insomma, un po'. Siccome io il progetto BMW l'ho comprata e c'era anche la BMW che nel gioco si chiama FMV, l'ho acquistata dallo sfasciacarrozze, dallo scasso, ecco, e nulla, l'ho acquistato per 3.000 crediti. Il problema è che siamo negli Utah, attenzione, il problema è che, ma che ore sono? Le 3, allora arriveremo all'alba forse, e mancano 125 miglia. Vabbè, siamo quasi arrivati. E stavo dicendo praticamente che
E c'era questa BMW come ce l'abbiamo noi. Non stavo strozzando e costava 22, 20, tra i 22 e i 30 mila crediti. Anche noi, cioè, a volte allo scasso, sì, è vero, compri macchine che dovrebbero essere messe dalla A alla Z, messe a posto, ovviamente, però. E quel progettino che vi ho fatto vedere, di fare la nostra macchina, la nostra auto, completamente personalizzata, dai componenti tuning, alla livrea, che devo vedere, ripeto, devo vedere un po' come funziona la cosa perché non ci ho capito niente. E voglio vedere un po', lo faremo in live ovviamente quel progettino. Niente, alla fine ho preso solamente le casse, 12 casse avevo, e 12 ne ho prese. E da quelle casse sono uscite 5 mappe, delle altre 5 mappe di rimesse. Il resto erano solamente crediti, XP, e a volte è uscito anche un'altra cassa da aprire. E niente. Sono andato in queste 5 rimesse e mi è uscita una mappa sola di rimessa, le altre XP, e altri XP o casse da aprire, soldi, eccetera. Un'altra cosa che voglio dirvi è che oggi, se non riesco a fare una live, registro un video. Andiamo avanti con, diciamo, le missioni, ecco, principali del gioco. Ovviamente, ragazzi, cercherò di tagliarvi le parti quelle là dove mondo, rismondo. Ecco, cercherò di farvi proprio lo stretto indispensabile. Perché una volta visto il gioco, quello è monta, rismonta e fai. Però ovviamente posso capire che posso fare, anche perché non è proprio reattiva la cosa. E quindi vuoi avere la velocità che vuoi su smontaggio e l'avvitamento dei vari componenti, ma il tempo quello è, voglio dire, non è che cambia. Anzi, vi dirò di più, e io ho accumulato 26 punti di esperienza da dover fare, da dover mettere. Quindi non credo che non ve lo porterò nel video, ma lo farò off camera. Ah, e ho dimenticato di dirvi, in queste rimesse sono riuscito ad acquistare dei componenti per la nostra BMW. Custom, cioè tuning, solamente per la carrozzeria, perché il motore lo voglio fare a modo, lo voglio fare io, quindi con voi ovviamente. Qui c'è un semaforo, sì, c'è un semaforo. Ok. Io come un pirla. Aspetta, ma che pirla? Io posso farlo. Posso farlo, attenzione. Stavo dicendo, non posso fare la. Mi sono dimenticato di fare lo screen. E invece no, non con la nuova impostazione, che possiamo decidere l'orario che vogliamo. Posso fare lo screen. Adesso lo faccio, ragazzi, adesso lo faccio. Datemi tempo. Perfetto, qua. Faccio lo screen e arrivo. Siamo all'alba. Tra poco si fa giorno. Però devo dire che anche se il
il gioco, diciamo, me l'ha settato Experience, Nvidia Experience, per avere la maggior, diciamo, fluidità, ecco, e a seconda anche dell'hardware. Di notte ho qualche leggerissimo lag perché ovviamente sono più scuri, più intensi i colori, più tutto. Vado ad acquistare. Grazie per non avermi lasciato nemmeno uno spazio, grazie. Papà, fambrodo. Mi sa che qua, esatto, a 35. No, a 30, vabbè. Io mi metto, dove mi metto? Metto qua, là, mi metto a sinistra. Ok, mancano 49 miglia. Perfetto. Perché appena viene il giorno si stabilizza completamente senza problemi. Che beccame, vabbè. Togliamo qua. Ok. Non riesco a capire se ci sono già. Dovrebbe esserci. Avrebbero dovuto metterlo già da subito anche nel, come si chiama, nel, traffico international. Dai. Che bello il giorno. Di notte pure è bello, guidare, attenzione, però. Il giorno, almeno vedi. Almeno ti godi il panorama, di notte. Già in America, diciamo che proprio centralmente è tutto deserto. Cioè, centralmente, un po' diciamo la costa, cioè la costa, nel ovest della mappa, diciamo che c'è pieno deserto, è desertico. Poi, spostandosi un po' più ad est, c'è la fauna. Ma anche questa è fauna, il fauna nel senso verde, sì. Questo è fauno, ovviamente. Il bello dell'America è che questi paesaggi qua sono stupendi, canyon, eccetera. Comunque, ragazzi, io ho scoperto dove è il buco. La fessura, proprio. Dovrebbe essere in mezzo a quegli alberi, alberi lì. Il buco nella roccia che ti fa passare dall'altra parte. C'è proprio. Sì. Si può andare un po' più forte, grazie. E ne vedremo di belle, delle belle anche nei Wyoming, soprattutto in Wyoming. Ok. Tu stai fermo, stai buono, non ti muovere.
Ho fatto una delle que di quelle frenate. Da lasciare il battistrada dei pneumatici lì per terra. Si sente l'odore poi. Parapapapaparapi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 p
Scusi. Thank you. Dov'è che devo parcheggiare? Ah, proprio là dietro. Proprio là dietro. Ok. E andiamo. Chissà nella realtà se è il good che cos'è. Perché comunque se lei sapete. La SCS non ha i diritti di sfruttamento dei loghi delle varie aziende reali. E quindi Walmart l'ha chiamata Walbert. Ha cambiato la lettera. La B al posto della M. Ci sono giusto? Ci sono? Sì, ci sono, ma mi devo un po' raddrizzare. Quindi ci raddrizziamo. Tutto con tastiera, eh. Ormai è un'abitudine che c'ho. Ma comunque c'è gente che ancora che gioca con la tastiera. Lo stesso Antani, dei Bex, giocano col pad su Aero Track e American Track. Io personalmente il pad, ecco, anche il pad che dovrebbe essere Microsoft, non è diciamo ufficiale Microsoft, ma è compatibile con Xbox e quindi Windows. Lo stesso ha fatto casini con. È dovuto togliere di mezzo anche lui. Figuratevi un po'. Perfetto. Un parcheggio esemplare. Number one. Miglia. Andelli. Arriviamo al 78esimo. No, non ci arriviamo. Al 77esimo. Sono leggende, ragazzi. Va bene, ragazzi. Da mangiare 84 è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo video. Spero che vi sia piaciuto il camion. Scrivete nei commenti se vi piace. La livrea io credo che sia il paintjob. Credo che sia appositamente creato per l'International LT. Credo che sia una sua personale livrea, perché non l'ho mai visto sugli altri camion, non lo so. Comunque io ho scelto questi colori perché mi piacciono messi insieme. E nulla, dai. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.